È come quando dire un quadro in una discoteca, nessuno si ferma a guardare un quadro in una discoteca perché non è apprezzato. Io invece nella classe dove sono adesso mi sento un quadro in un museo, mi sento apprezzato e mi piace veramente tanto. Il lavoro è dignità, il lavoro è vita. È sul lavoro che fondiamo tutta la nostra vita, vita personale e vita professionale. È sul lavoro che costruiamo il nostro futuro. Quindi partiamo da oggi sicuramente per costruire il futuro. Oggi è il tempo delle competenze socio-emotive, ce lo chiedono le imprese, ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiedono le città. Ci vogliono scuole diverse per intelligenze diverse. Abbiamo il dovere morale di metterci insieme in termini collettivi ragionando per il bene comune. Sembra una roba tipo pace nel mondo, ma è quello che veramente penso. Penso dovevamo raccontare ai nostri ragazzi che sì, vale la pena, sangue, sudore e lacrime, quello che però dobbiamo fare è consentire a tutti le medesime condizioni per potersi davvero adeguatamente formare e realizzare i propri sogni. Oggi tutti insieme per ribadire e per prenderci un impegno importante nel sostenere e continuare a far crescere il miglior sistema che oggi rappresenta l'eccellenza, la formazione professionale. Ci lasciamo con un augurio per tutti quanti, che continuiamo a mettere al centro i ragazzi, soprattutto nel tentativo di aiutare ciascuno di loro a scoprire il capolavoro che sono. Il nostro impegno è fare di tutto perché questi talenti bellissimi che loro hanno possano esprimersi.